C'è una volontà che questa morte sfida la nostra dignità. Buonasera, buonasera. Ciao, Serena. Mi sembra di andare a fare la spesa ogni volta che sto qui con i fogli. Benvenuto, diceva Carloletta giustamente la... È una feel good song, una canzone che ti fa stare bene. Ti ringrazio, è una canzone chiaramente che per me ha segnato la vita artistica, è una canzone che sta quasi per compiere 30 anni, ne ha 29 perché è stata scritta nel 92. Io avevo cominciato appena un anno prima, sempre al Festival di Sanremo, vincendo la categoria delle nuove proposte delle persone inutili, e in quell'RVM che avete fatto, si dice ancora RVM o è un termine? Sì, noi lo usiamo, in scaletta RVM. Okay, voglio dire una cosa. E che avete appena fatto vedere, si celebravano i 30 anni dall'inizio della mia carriera sullo stesso palco. Grande, esatto. Onore, grazie. Senti, per visto che siamo in area sanremese, abbiamo bisogno di belle energie, ce l'abbiamo il medley di Fiorello? Dai, rivediamolo. Mi ero limitato a fare due battutine su Zingaretti, ma due, ho fatto due, lui che cosa fa? Ti dimetti? Questa è una giacca, la riproduzione fedele di una giacca di Little Tony, non è la sua. C'è Zlatan, posso? Sì, entra. E lui era, posso dire com'eri? Torso nudo. Sì. Cioè mi sono sentito un uomo inutile. Poi. Amore mio, sei il diavolo che torni mai. Solo per dare al fuoco il mio cuore di canta. Dio ti prego, salvaci da questi giorni. Tieni il posto da parte e segnati sti nomi. Come ti chiama tua moglie? Mi chiama Patato. Per me il festival finisce qui. Grazie dei fiori. Le mie poltrone fanno festa. Il cuore mio che ti seguo ancora. Stop al televoto. Ma la tua passione è cantare? Sì. Mi piace. Cantano proprio tutti. Intanto sono andato per le robe, ci sono quelli che cantano e vanno e alla mano zitto palo tollo piro folle dai. E tu dici che ha detto, tu potresti dire anche parolacce, non se ne accorge nessuno. Ecco i vincitori di Sanremo 2021, i Maneskin. Grazie a Vito Simone per questa sintesi encomiabile. Che atmosfera hai trovato a Sanremo? Un'atmosfera difficile, particolare, infatti credo che Ama e Fiorello siano stati veramente bravissimi a portare in fondo questa edizione del festival, perché chiaramente si respirava un'aria che poi si respira un po' in tutti i posti che visitiamo, solo che Sanremo in quella settimana lì lo ricordi in un modo chiaramente diverso. È stato un messaggio ben preciso, un festival secondo me bellissimo come condizione, come canzoni partecipanti, un messaggio anche che la musica è vero che non si ferma, poi ci vorrà anche altro per far sì che si renda concreta questa cosa, se no rimane fine a se stessa. Sarebbe un peccato. Il 27 marzo dovevano riaprire, no? Anche un po' i teatri, però insomma, vediamo che succederà. Tanto è inutile fare. Non si una cosa, fare è inutile fare. Viviamo giorno per giorno, cerchiamo di goderci quello che abbiamo. Poi la forza della vita ti spiega anche un po' questo, no? Ma quando l'hai scritta, c'era qualcosa di autobiografico? Guarda, è una canzone che poi si è rigenerata nel corso degli anni. Quando l'ho scritta non c'erano motivazioni negative che mi hanno portato a farlo, anzi guardavo un programma televisivo, c'erano storie di persone che raccontavano le proprie esperienze e da lì trovai un filo comune nel capire che forse c'era una forza che era più forte stessa della persona, qualche cosa che ti trascina nei momenti del bisogno. Poi questa canzone nel corso degli anni
Per fortuna, per la magia che forse ha tra le parole e la musica, per un, non si sa perché, però comunque è diventata parte integrante della vita di tante persone. Io quotidianamente ricevevo lettere, adesso ricevo mail di persone che mi ringraziano perché grazie a questa canzone hanno magari superato un momento difficile. Io rispondo a loro la stessa cosa, non è mai la canzone, vuol dire che tu ci avevi dentro questa cosa e la canzone forse però è stata un'appiglia. Però aiuta, dai. Però... E a te è mai capitata di ascoltarla in un momento difficile? Sì, perché prima l'ho scritta, poi l'ho vissuta, perché, cioè? Perché in realtà chiaramente la vita di un cantante, di un artista è una montagna russa, no? Dove vai dalle stelle alle stalle perché la vita è così. Quindi insomma ho sperimentato le cose più belle che ti può dare questo lavoro e ho sperimentato anche le cose meno belle e quindi lì la forza della vita mi è servita in prima persona per potermi aiutare, per non abbandonare, per non lasciarmi andare, per capire che comunque c'è sempre un rimedio a tutto e nei momenti anche più difficili. Io ho scritto immodestamente, cioè proprio in modo un libro che si intitola proprio La forza della mia vita, dove racconto queste montagne up russe e mi sono reso conto che nei momenti in cui tutto sembrava perso qualche cosa mi ha riportato a galla e in avanti, e per questo la canzone diciamo si è rigenerata anche in me stesso. Guarda, ti faccio ascoltare il tuo debutto, dai, che sono 30 sì. anni. Le persone inutili. Chi sono le persone inutili? Beh, saremo giovani, tu avevi vinto, no? Saremo giovani, ho vinto, e le persone inutili in realtà sono le persone più importanti nella nostra vita. Se vuoi poi dopo ti spiego anche il perché. Ora lo vediamo. Sì. Sono le persone inutili, gente che non riesce a vivere, che non mostra i denti e muscoli, che si arrende prima o poi. Uguale, Serena, sono uguale, tale e quale. Uguale. Comunque, sei benissimo, è una camicia fantastica. Ti ringrazio. Senti Paolo, allora, prima del 92, arrivi prima Saremo Giovani, poi nel 92 arrivi terzo, grande boom della canzone. E, prima di questo facevi il pianista in un ristorante, giusto? Com'era la tua vita un po' prima? Tutti i posti dove si poteva suonare. Fare musica. Pizzerie, mi ricordo... La prima sera avevo questo pianoforte verticale, però messo con la faccia al muro, quindi ho suonato guardando il muro fino alle 2 del mattino, sentendo il rumore delle persone che mangiavano dietro. Alla fine sono andato dal proprietario perché non avevamo pattuito una cifra, però volevo vedere quanto mi dava. Lui aprì la cassa, raccolse una manciata di spiccioli e me la dette. Devo dire che poteva sembrare anche umiliante, offensivo, in realtà io in quel momento sono stato la persona più felice del mondo perché avevo fatto quello che adoravo fare e in più ero stato pagato in gettoni, non lo so in cosa, però ecco, io questa cosa la ricordo e dissi: mi piacerebbe nella vita riuscire a vivere di questo. E ci sei riuscito? Ci sto riuscendo. Perché peraltro appunto grande successo, poi diciamo il successo non è stato sempre costante nella tua vita. Assolutamente no. E cosa, e forse sono questi i periodi un po' bui che hai incontrato, come sei riuscito invece a essere sempre, cioè, comunque anche questo ritorno a Sanremo è bello, poi c'è stato sì. Roma e più, insomma dai. Sì, sì, no, sicuramente. Tu hai scritto, hai detto in un'intervista, non so, confermacelo, quello che accadde dopo creò troppe aspettative in chi mi stava intorno e qualche equivoco dentro di me. Ma sì, un po' quando sai parti così a razzo che qualsiasi cosa fai ti ritrovi prima in classifica, dischi d'oro, dischi di platino, viene anche un po' quella forma forse sbagliata di presunzione di poter decidere e di poter non sbagliare mai. Quindi sicuramente ho fatto delle scelte forse un po' sbagliate, non artisticamente, però coraggiose, però un po' fuori dal mercato. Ho avuto dei litigi con le case discografiche perché mi tenevano, allora ero sposato, tenevano nascosto questo matrimonio, io lo dicevo
facevano le interviste spariva. Cioè loro non fammi chiarissima questa cosa, cioè sì, ti dicevano esatto. Che non dovevi dire che eri sposato? Sì, perché si pensava che comunque potesse, il mio successo potesse dipendere dal fatto che, così dicono, ero un ragazzo carino 30 anni fa. Ti stai torturando quest'anello da quando sei entrato? Io sono emotivo. Vabbè, poi sei fiorentino, quindi sarai anche un po' affumino. Ah sì, sicuramente, questo è un altro problema. Però ecco, diciamo che consideravano che potesse essere quello il mio appeal verso il pubblico. Tu giustamente dicevi, no, io sono quello che sono e quindi devo anche dire che ho mia moglie, no? Sì, non pensavo che questo non scesse. Infatti, guarda, a distanza di 30 anni che ancora parliamo di queste due canzoni come dei testi validi di tutt'oggi, dimostra che forse nel mondo musicale non apparivo perché dicevano che ero carino, certo. Ma perché scrivevo e scrivo canzoni valide. Ecco. Dai, ti vediamo con la Vanoni, ora o mai più. Peraltro sei andato in questo programma di Rai 1 di sì, grande successo, sì, ti sei anche rimesso in gioco, quindi chapeau. Sì. Dopo un po' ho deciso che dovevo comunque rischiare, mettermi in gioco anche quello che avevo fatto, l'ho buttato tutto da una parte e sono ripartito da zero. Ho avuto questa grande fortuna di avere come compagna di viaggio Ornella, e con la quale ho potuto fare dei duetti veri, dei duetti non televisivi nel senso, capiscimi, cioè proprio dei momenti musicali veri e belli. Il suo repertorio è meraviglioso, ne è nata un'amicizia anche oggi, ci sentiamo quasi quotidianamente al telefono. Sì? Sì, perché salutacela tanto, Ornella, quanto ci è piaciuta, no? Francesca, l'hai vista al festival? È stata meravigliosa al festival di Sanremo, una stella tra tante stelle, perché devo dire ci sono state molte partecipazioni interessanti, non ultima quella di Loredana Bertè, e devo dire ho apprezzato tantissimo anche la Vanoni. Beh, perché poi è un'icona meravigliosa. Poi, come vi siete trovati? Niente, quando me l'hanno poi presentato in occasione del programma ero anche un po' intimorito, perché appunto è una persona che non ha questo grande filtro tra il cervello e la lingua, per cui quello che pensa dice, che no? Nel detto? Bene quindi e nel che male. Che ti diceva tipo? No, all'inizio ci siamo conosciuti ed è nato non so perché, ma forse perché siamo simili come persone, è nato un feeling subito, poi provavamo le canzoni insieme, una delle prime puntate, perché siccome la scenografia era molto trasparente, per cui insomma anche per una donna con i tacchi era difficile, quindi l'aiutavo per scendere dal palco. Alla seconda puntata mi disse nell'orecchio: occhio Paolino, io ti voglio bene. E quindi fu una dimostrazione d'affetto molto bella, mi fece capire che nonostante tanta carriera ha veramente il cuore di una ragazzina e anche la voce, perché ha un timbro incredibile. Vi vediamo insieme. Ora o mai più, seconda edizione. Veramente voglio ringraziare Ornella per quello che ha fatto per me, è stata veramente una coach di un'altra categoria, grazie. Eternità, spalanca le tue braccia, non sono qua accanto alla felicità. Ma divina, in fucsia, Memo, tu che la conosci bene, Ornella. Poi c'è una sorpresa per te dopo, con le tue canzoni, che lei ha cantato. Allora, io ti darò di più, no? Tre canzoni addirittura. Una a Sanremo, in coppia con Orietta Berti, La notte che io ti darò di più. Poi ha inciso un'altra mia canzone, Innamorate a Milano, una versione bellissima. Sulla quale tutti piangiamo, sì, Innamorate a Milano noi si piange. E poi ha inciso invece La notte dell'addio, accompagnata da un grande pianista americano che si chiama Herbie Hancock. Addirittura, Herbie Hancock, ma qui sì. Si vuole altissimo. Tesoro, io... Colonna sonora di Blow Up di Antonioni, bravo, Herbie Hancock. Ragazzi, vedi? Ma che film ho visto? Tanti, dai. E quindi? E quindi, onorato più che mai. Cioè, raccontaci qualcosa di Ornella. Di Ornella? Quando sono andato la prima volta a farle ascoltare Io ti darò di più, è stato emozionante. Perché mi ha convocato a casa sua alle 7 del mattino e si è presentata in baby doll, no, si è sicuro, ma perché si era appena svegliata e doveva partire per Roma.
A un certo punto mi ha messo al pianoforte e dice: fammi sentire questa canzone, fammi sentire questa canzone per Sanremo. Allora io mi sono messo lì, lei si è seduta di fianco a me, ti assicuro, ero molto imbarazzato perché anche una bellissima donna, molto sensuale, e io iniziavo: io ti darò di più, io ti darò. E lei mi guardava e dice: sei sicuro che sei in grado di darmi di più? Sei sicuro? Di darmi... Beh, e mi ha fatto questa domanda un po' strana e imbarazzante. Basta. Poi in effetti... In Baby Doll, tu viola, sì, secondo me. Sì. Massimo, te lo immagini? Io me lo immagino, sì. Io l'ho conosciuto in questi giorni, come ho sempre detto, Memore Migi è molto friccicarello. Però hai fatto il bravo, hai fatto il signore. Chi? Tu, con Orbella. Sì, sì. Ma poi stai la cosa, attento, eh. La cosa bella, ritornando anche a Paolo, ai periodi in cui gli autori venivano... diciamo scelti affinché facessero una canzone per un determinato artista, si pensava alle caratteristiche dell'artista. Di conseguenza Ornella Vanoni era una donna che, se cantava Io ti darò di più a un uomo, era molto credibile. È vero o no? Ditemi di certo. Volevo salutare anch'io Memo, perché nella fretta poi non ti avevo. E noi siamo, questo purtroppo il distanziamento c'è anche in questo esatto, studio, perché siamo qui tutti un po' con gli avamposti, quattro cantoni, hai capito? Comunque c'è una nuova canzone che si intitola porti in anteprima. Vi porto in anteprima un pezzo di video che non ho neanche visto nemmeno io, lo vedo insieme a voi per la prima volta. Speriamo che ti piaccia, quindi. No, ma ho visto dei premontaggi, è bellissimo, perché la canzone. Ragazzi, no, questo video mi fa orrore. Denuncio. No, adesso te lo racconto un po' perché è carino. La canzone si intitola Giovane per sempre, e questo è il titolo che ho voluto dare anche a questo festeggiamento del trentennale. Ho chiesto un aiuto di lusso in questo video al portiere Stefano Sorrentino, che si è prestato, perché il video è girato in parte dentro lo stadio di Firenze ed è tutta una storia. Lui si è prestato, appare nel video come portiere, io lo ringrazio perché poi è anche il portiere della nostra Nazionale Italiana Cantanti, che quest'anno festeggia 40 anni di attività, c'è una serie di ricorrenze, è stato molto carino. E la canzone parla appunto di questo: è impossibile essere giovani per sempre anagraficamente, però come le canzoni che non hanno età, magari ce l'hanno gli arrangiamenti, ce l'hanno le voci e le facce, ma le canzoni sono fuori dal tempo, l'idea di sentirsi sempre libero, di rimanere indipendente, di rimanere con lo spirito, ti fa rimanere giovane per sempre. Giovane per sempre. Resta giovane per sempre. Sia tu libero di ribellarti ai sensi di colpa che ti sono inferti. Vedrai, verranno a cercarti per tornare a comprarti. Conquista mille cuori, la grazia ti rende potente. Rinasci ogni mattino e non rimpiangere mai niente. Resta sensibile e sincero, commuoviti davvero per la luce del tramonto. Sii sempre coraggioso, insaziabile e curioso, resta sempre indipendente, resta libero davvero. Coi capelli sempre sciolti, con il cuore sempre svelto, tieni in alto sempre il mento quando soffia forte il vento. Siano sempre gioiosi le ore, sia sempre limpido il tuo sguardo, resta sempre indipendente, resta giovane per sempre. Si illuminano le strade quando scorrono al tuo fianco, che la rabbia ed il coraggio ti siano sempre accanto. Ma che bella, resta sempre i brividi, bellissima. Questa è un'altra canzone motivazionale. Ti ringrazio, è molto bella. E il video c'ha un finale, chiaramente non finisce così, perché lui mi parla di rigore, ma non finisce così. Comunque il video esce martedì prossimo. Vabbè, questo l'ho portato solamente per te, non volevo venire a mani vuote. Ti ringrazio, ci divertiremo molto. Senti, l'ultima mia domanda è su tuo figlio. So che avete lo stesso tatuaggio. Sì, è stata una richiesta. Si può vedere o sai luoghi poco consoli? No. La natica l'ho lasciata scoperta. No, questa si può andare in fascia senza. La parola cristallo, io fra i tanti sbagli. Con una rosa? Sì, fra i tanti sbagli ho fatto nella vita. Ho fatto un reality nel 2006. E cristallo era la parola. Lui era un bambino. Cristallo era la parola che gli potevo comunicare. Quando in camera dicevo questa parola, lui
sapeva che era un messaggio in codice, che tutto andava bene. La cosa è andata chiaramente nel dimenticatoio. L'anno scorso mi ha chiesto: perché non ci facciamo questo tatuaggio, questa parola? Quanti anni ha tuo figlio adesso? Ora 23, però io padre felice, questa è la cosa più bella che mi ha detto. Bellissimo ragazzo, fortunatamente molto più bello di me, bravo, fantastico, sono felice. Ma tu sei bellissimo, diciamolo, no, Francesca. Assolutamente, alla tagliola. Sono sicura che tuo figlio, peraltro tu per 3 anni hai fatto il papà a tempo pieno, no? Sì, 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 perché cioè, poi... Cioè questa parola io detesto il mammo, hai fatto il papà? Sì, sì, ma non... Stata con lui? Ma no, perché la vita poi mi ha portato a fare altre cose, a separazione, ma insomma non mi sono voluto perdere la sua infanzia ed è forse la cosa più bella, è quello che non sono riuscito a dargli all'epoca, cerco di ridarglielo costantemente, ma è quello che fanno tutti i padri, tu, insomma, tu lo sai, insomma, che per i figli sono la cosa più importante della vita, si fa tutto per loro, si cerca di fare tutto per loro. Grazie davvero per essere stato con noi, Paolo. Grazie a te, Serena. Sei indipendente, com'è che la cosa? Se resta sei libero. Resta libero, indipendente. Indipendente, resto giovane per sempre. Chapeau, cioè proprio questo è proprio un mantra, lo mettiamo come frase al muro. Grazie davvero, buon vento a te, visto che c'è anche il vento nelle tue parole. Adesso